eccoci qua, stiamo costruendo il rifugio, abbiamo trovato un altro posto molto bello, perché abbiamo, adesso faremo una copertura qua, lì un po' d'angolo, saremo protetti per il fuoco, avremo un'ampia vista su tutto, ci mettiamo due ingressi, uno qua e uno di là. Come si può vedere di qua abbiamo un'ottima zona di pesca, approvvigionamento acqua e tutto praticamente, perché se c'è qualcosa che magari una civiltà da qualche parte butta può arrivare qua e quindi possiamo trovare di tutto. È un'ottima zona, quindi andiamo a costruire e guardiamoci intorno questa nuova zona, cosa troviamo. Abbiamo il legno per continuare, abbiamo un'ottima zona, come vedete, radure e tutto. Andremo a creare una sorta di barriera con i rami, ci vediamo dopo, intanto continuiamo a creare il rifugio e poi andiamo in cerca di vedere cosa c'è nei dintorni. Allora, qua ci siamo buttati avanti e stiamo costruendo un posto per il fuoco. Come vedete qua abbiamo fatto un semicerchio che poi se con altre pietre potremo andare ad alzare. Poi qua andremo a scavare questa zona qua, scaveremo e tireremo su, faremo un buco per il fuoco, quindi successivamente andremo in cerca di materiale per il fuoco. E allora qua abbiamo questa zona che ci ripara dal vento e anche quella lì che andremo a rinforzare. Qua abbiamo il posto anche per sedere, potremo trovare un legno grosso da mettere giù, quindi abbiamo anche la postazione per il fuoco. Poi prossimamente, se riusciamo, andremo a coprire qua un pochino e quindi il posto per il fuoco ce l'abbiamo. Ora bisogna solo trovare il materiale e come fare il fuoco. Andiamo in cerca nei dintorni e vediamo cosa troviamo. Allora, siamo fortunati che tempo fa sono cresciute queste piante e le foglie sono molto secche e facili in teoria da accendere, non sono abbastanza umido, quindi dovrebbe accendersi in maniera facile. Proviamo a prenderci questa perché è una bella scorta e proviamo ad accenderlo. Andiamo a riprovare. Ok, abbiamo trovato il materiale per il fuoco, buona legna. Ora andiamo a vedere giù al punto di pesca nella riva e vediamo cosa troviamo. Speriamo che la corrente abbia portato qualcosa e ci porti fortuna. Seguitemi. Oh, ragazzi, la corrente ha portato una lattina, siamo stati fortunati. E beh, allora, questa qua potremmo utilizzarla, è molto utile, quindi andiamo a metterla giù al nostro punto di ritrova e cerchiamo, vediamo prima se c'è qualcos'altro. Quindi mettiamo una cosa, vediamo se c'è qualcos'altro. Non sembra esserci niente, quindi torniamo alla nostra base, al nostro rifugio e vediamo di preparare questo fuoco. Allora, siamo qua, siamo stati fortunati perché oltre ad aver trovato una lattina che è molto utile anche per tagliare o come coltello, abbiamo visto che su questa lattina c'è ancora il coperchietto per aprirla e questo qua ci può essere utile per, se lo tagliamo in verticale, possiamo farci un amo, quindi usarlo per pescare. Quindi abbiamo anche l'amo da pesca. Ci mancherà solo un filo, ma quello ci penseremo più tardi. Adesso pensiamo
ad accendere il fuoco, perché quando viene notte qua scende molto la temperatura. Quindi, come vediamo, intanto abbiamo molto materiale facile per far partire. Ci basterà delle pietre, dei legni per farlo partire. E quindi cominciamo con dei legnetti. Li mettiamo qua sopra, li mettiamo un po' più centrali, così. Ci mettiamo dei legnetti sopra. Ok, ecco fatto. E poi adesso vediamo come accendere il fuoco. Allora, per accendere il fuoco ci sono moltissimi metodi per frizione, con l'accendino, con l'acciarino, con le lenti, se serve di lenti, oppure se trovate anche voi un'altra lattina così, se riuscite a pulire il fondo, si può usare questo, il fondo, come lente, specchio per accendere il fuoco. Ma noi, per comodità e il metodo più efficace, è l'acciarino, un sistema di lega e metallo che sviluppa scintille con molto calore con sfregamento, e questo ha il vantaggio di essere usato anche in luoghi umidi. Quindi qua abbiamo trovato anche uno scontrino, siamo fortunati, quindi facilità per accendere. E ora proviamo ad accendere, vediamo come va. Un po'. È un po' difficile, ci vuole un po' di tempo, ma vi assicuro che si accenderà. Come vedete ha iniziato a bruciare un po', vediamo se riusciamo. Ragazzi, con calma, sta prendendo. Allora, ecco qua, siamo riusciti ad accendere il fuoco finalmente. Madonna. È un bel palò. E ora, come vedete, adesso si prende. Io ho sto pezzetto di carta. Ci mettiamo sopra delle foglie e dei legnetti perché prenda. Questi legnetti vanno benissimo. In modo che si attacchino. Che prendano. Quindi andiamo a mettere, vedete, basta poco, e però abbiamo qualche, come vedete, proprio ha preso ormai, no, si sta spegnendo, quindi noi facciamo così. Eccolo lì, basta poco per riaccenderlo ormai. L'importante è fare delle belle braccia, che così si accendono subito, soffiando un poco, ecco qua. Ora andiamo a metterci dei legnetti. È una cosa bellissima, ragazzi, quando ci riuscite, come vedete, proprio funziona. Eccoci qua, abbiamo trovato un rifugio, abbiamo iniziato a costruirlo.
Abbiamo preso il materiale per accendere il fuoco, quindi per scaldarci tutta. Abbiamo una lattina che possiamo utilizzare. Il fuoco, come vedete, si riesce ad accendere benissimo, senza problemi. E prossimamente vediamo come utilizzare la lattina che abbiamo trovato, come reperire magari l'acqua utilizzando anche la lattina. Potremo provare a vedere se troviamo qualcos'altro, se domani quando la corrente porterà qualcosa. E continuiamo a costruire il rifugio, renderlo solido, e vediamo di campare finché non ci trovano.